A distanza di 3 anni dal sisma, varie comunità della Garfagnana festeggiano la riapertura delle loro chiese. Poche settimane fa è toccato a Ceragetto, domenica scorsa è stata la volta di Isola, sempre nel comune di Castiglione Garfagnana. Una festa molto partecipata, con la presenza della banda alpina di Castiglione, le autorità, ma soprattutto la comunità di Isola, residenti e non, che hanno festeggiato la riapertura del piccolo oratorio dedicato a Santa Barbara. Questa piccola chiesa fu intitolata così per ringraziare una certa signora Barbara di Castiglione che all'inizio del secolo scorso fece una donazione importante per il completamento dell'opera. Pensate che questo oratorio è stato costruito soprattutto grazie alle donne del paese che durante la settimana facevano passamano con le pietre del torrente che poi la domenica gli uomini muravano. Oggi, oltre all'aiuto fondamentale dei 45 residenti, ma anche di coloro che non abitano più ad Isola, è stato possibile recuperare l'immobile, grazie anche a piccoli aiuti della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Banca del Monte. Sono stati fatti interventi sulla facciata e nel soffitto all'interno della chiesa, ma soprattutto un segnale importante di coloro che abitano e vivono in questa valle. Ecco, la comunità di Isola è sempre stata viva. Quanto amore metteva nella partecipazione alla festa patronale di Santa Barbara, dove coinvolgeva veramente tutti. Ho visto la loro sofferenza quando purtroppo l'oratorio è stato chiuso, ma la loro buona volontà, il loro entusiasmo, lo spirito di servizio ha fatto sì che dopo 3 anni l'abbiamo riaperta con gioia. È anche un motivo di soddisfazione, perché accanto alla chiesa ristrutturata, ecco, qui abbiamo dei cristiani, chiese vive, che testimoniano il Vangelo nella vita di ogni giorno, e di questo sono particolarmente gioioso e contento.